In vista delle prossime amministrative, anche i giovani della Lega scendono in campo per San Benedetto e lo fanno illustrando le proposte che porteranno sui tavoli istituzionali per rilanciare la città, partendo proprio dalle esigenze riscontrate nelle fasce giovanili della popolazione. Questo appuntamento è stato fatto appunto per presentare delle prime proposte che la Lega Giovani porterà avanti durante la campagna elettorale e durante il prossimo mandato. Proposte di buon senso che faranno il bene della città. Sicuramente l'inclusione sociale, quindi pensando ai disabili, perché dobbiamo sempre di più aumentare la possibilità di frequentare San Benedetto anche al mondo dei disabili. Ma vogliamo pensare anche ai giovani, giustamente, e quindi chiederemo la riapertura del centro giovani perché per noi rappresenta un punto di ritrovo culturale affinché i giovani possano esprimersi all'interno, visto che ci sono studi di registrazione, luoghi atti appunto ai giovani. Ma assolutamente pensiamo anche al turismo. San Benedetto deve diventare sempre più turistica a 360 gradi, quindi non solo per i turisti estivi, ma anche per i san benedettesi, quindi con proposte culturali, utili a tutti quanti. Gli obiettivi della Lega Giovani sono stati illustrati nel corso di un incontro al quale ha partecipato anche l'onorevole Luca Toccalini. Siamo insieme a tanti ragazzi che vogliono dare il loro contributo per migliorare ancora di più San Benedetto del Tronto e soprattutto investire anche su quelle politiche giovanili che sono importanti per questa generazione. Penso per esempio al fatto che San Benedetto del Tronto abbia un distaccamento sia dell'Università di Camerino che la Politecnica, e questo sicuramente è un bel segnale importante e noi dobbiamo assolutamente aiutare questi ragazzi a, diciamo, vivere la città nel migliore dei modi, come abbiamo fatto già negli ultimi 5 anni, ma c'è sempre modo di migliorarsi e per questo noi daremo sicuramente una grande mano insieme ai nostri giovani, insieme ai candidati che avremo all'interno delle liste della Lega. Ci sarà anche un candidato sindaco oppure no? Sicuramente ci sarà un candidato sindaco e valuteremo nei prossimi giorni chi sarà questo candidato sindaco. I tavoli sono ancora aperti, però al di là del nome, quello che mi interessa molto di più è il progetto non della San Benedetto dei prossimi 5 anni, ma dei prossimi 30 anni. Insomma, anche la Lega Giovani reciterà un ruolo nelle prossime elezioni amministrative, con tanti ragazzi che sperano di diventare protagonisti. Nella lista Lega sicuramente ci saranno dei nostri rappresentanti della Lega Giovani. Questo sarà il modo in cui noi potremo eleggere, ci auguriamo, degli eletti per portare appunto quel quid in più che ogni amministrazione ha. Io ho iniziato a fare l'assessore a 23 anni, mi auguro che altri potranno fare questo.